E ora parliamo di turismo, turismo digitale. È stata presentata a Roma la Borsa del Turismo, la BTO, in programma a Firenze il 30 novembre e il 1 ottobre il servizio. Il BTO by Tourism Online quest'anno abbandona i come e si concentra sui perché. Why, questo è il titolo della nona edizione che vuole spiegare perché famiglie, coppie, single, gruppi e ragazzi indirizzano la loro scelta su una destinazione turistica e perché alcune aziende sono diventate i più autorevoli riferimenti 2.0 del settore. L'evento che si terrà alla Fortezza d'Abasso di Firenze il 30 ottobre e il 1 novembre è stato presentato a Roma nella sede dell'associazione Stampa Estera. Abbiamo la presunzione di aver insegnato qualcosa agli operatori in questi 8 anni di BTO, quindi alla nona edizione il passo più avanti è stato quello di affrontare il perché. Il perché significa grandi aziende mondiali del turismo, quello che fanno all'interno dei loro uffici, i loro fini, quello che si prefiggono, come si organizzano, come ispirano le persone intorno a loro. Quali aspettative per questa edizione? È un'attesa di buoni risultati e di buon lavoro. La nona edizione si apre e replica un'esperienza molto positiva per la nostra Toscana, che ha visto numeri rilevanti nelle scorse edizioni, fino a 10.000 visitatori nell'arco di poche ore. Quest'anno le prenotazioni sono incrementate degli operatori di oltre il 15%. Pensiamo che sia divenuto davvero un punto di riferimento nazionale nel quale ci interroghiamo tutti sull'efficacia dei nuovi strumenti di comunicazione e sullo spostamento che questi determinano nel costruire prodotti turistici, sull'efficacia che questi rappresentano nei mercati. E sono rivolti agli operatori del settore, sono rivolti alla costruzione e facilitazione della nostra offerta turistica nazionale. E per noi la cosa importante è che il turismo è un elemento di per sé di economia, ma sta diventando un fenomeno sociale importantissimo, sia perché sta cambiando completamente i criteri con cui l'economia si basa, i presupposti in cui la domanda e l'offerta sta cambiando, è quello più veloce di tutti, vediamo tutto quello che sta succedendo su bed and breakfast. E secondo noi deve risolvere i problemi delle città povere di turismo e troppo ricche di turismo, entrambi i problemi sono grandi problemi.